Le sale espositive del magazzino 26 saranno intitolate a Leon Orfini, Arturo Natane e Carlos Bisà. È quello sottolineato dall'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, il primo passo verso la concezione dello spazio del Porto Vecchio che il comune da tempo ha in mente e che comincia a prendere non solo forma ma anche sostanza. La trasformazione, così la chiama l'assessore, potrebbe essere caratterizzata da presenze importanti. Nel 2023 questa trasformazione consentirà di fare addirittura anche un passaggio importante, perché abbiamo delle proposte per ospitare Picasso, Gauguin e altri, e vedremo come andrà a finire. Alla fine, oltre al Museo del Mare, all'immaginario scientifico, alle masserizie degli esuli e al nuovo etnografico, gli spazi espositivi consentiranno alla struttura di ritagliarsi un ruolo importantissimo. Il magazzino 26 con queste tre sale diventa in effetti il terzo polo espositivo triestino. Il più importante certamente è quello di Museo Revoltella, poi abbiamo il Salone degli Incanti e adesso avremo questo. Quindi cosa possiamo dire? Che all'inizio del prossimo anno cambieranno anche gli orari, l'ospitalità, ci sarà uno sbigliettamento, quindi diventerà a tutti gli effetti l'anteprima di quel grande polo culturale, in questo caso il museo scientifico, che vedremo realizzato alla fine nel 2004. Fra l'altro, dal 25 ottobre al magazzino 26, Sala Fini, parte la Biennale Giuliana d'Arte, presentata stamani. Giunta alla 16ª edizione, la Kermesse propone una cinquantina di opere. Quest'anno invece abbiamo voluto dare il tema libero. Abbiamo bisogno di avere una libertà di espressione, di momenti. I momenti sono particolari. La nostra Biennale, che è intitolata come Biennale dell'Amicizia e della Pace, penso che sia sintomatica anche questa forma di espressione libera. Il giorno dell'inaugurazione il maestro Franco Dugo riceverà la targa rievocativa dell'esposizione. E si conclude con questa biennale, che è una collettiva internazionale, sempre interessante, un importante periodo per il magazzino 26.